In caso di emergenza nazionale, il ruolo del Dipartimento della Protezione Civile è fondamentale per il coordinamento delle attività messe in campo dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Avere un punto di raccordo, una cabina di regia, per fare in modo che tutte quante le attività possano essere ben coordinate è sempre stato un punto di forza in caso di emergenza. E quello che stiamo facendo oggi in relazione al rischio sanitario per la diffusione del coronavirus nel nostro paese. E sin dal 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza e il capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato individuato come il coordinatore di tutte le attività di risposta. Sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza è sempre attivo in seduta permanente il Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile. A questo tavolo siedono i diversi attori delle componenti delle strutture operative quali le forze dell'ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, i soggetti gestori delle diverse infrastrutture di reti e di servizi, le regioni sempre collegate in videoconferenza, le organizzazioni di volontariato e chiaramente le autorità sanitarie nazionali e territoriali. A questo tavolo si affrontano le diverse criticità che vengono poste dal territorio, si valutano le problematiche e si dà la risposta in tempo reale a tutte le diverse questioni. Per rispondere alle diverse esigenze che vengono poste dal territorio, il Comitato Operativo Nazionale è costantemente supportato dal Comitato Tecnico Scientifico, dove sono riuniti i massimi esperti del settore sanitario a livello nazionale, e dalla sala funzioni di supporto, organizzata per settori come il volontariato, la logistica, la sanità, la parte amministrativa. Questo per poter dare immediato riscontro alle diverse esigenze che vengono poste dalle forze impegnate sul campo. Per fronteggiare questa emergenza sono davvero tante le azioni messe in campo. La componente sanitaria, c'è un'attività operata dalle strutture sanitarie nazionali e regionali per l'immediata individuazione dei casi di contagio e la cura dei pazienti che sono già interessati dal virus. Un supporto logistico molto importante messo a disposizione dalla difesa attraverso la disponibilità di strutture su tutto il territorio nazionale che possono ospitare persone in quarantena oppure persone che hanno bisogno di cure leggere per alleggerire gli ospedali. Un'attività di pre-triage davanti agli ospedali e ai pronto soccorso grazie all'allestimento di tende da parte del volontariato nazionale e regionale di protezione civile. Un'attività di contenimento ai fini di evitare la diffusione del virus attraverso una sorveglianza sanitaria in porti, aeroporti e la delimitazione di aree dove è vietato l'ingresso e l'uscita e chiaramente l'assistenza alla popolazione che vive in queste aree. L'obiettivo principale che ci poniamo attraverso questo percorso così complesso è quello di limitare la diffusione del coronavirus per limitare il numero dei pazienti all'interno degli ospedali e garantire la migliore cura possibile a coloro i quali sono stati già interessati dal virus. In questa vicenda ognuno di noi può fare la sua parte. I cittadini possono contribuire attivamente adottando le misure di autoprotezione che il Ministero della Salute ha già diffuso e soprattutto apprendendo e diffondendo le informazioni che pervengono dalle fonti ufficiali.